Dea Kids, in collaborazione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, presenta Missione Cuccioli. Voglio un cucciolo! Voglio un cucciolo! I miei genitori non si fidano, pensano che io non sia responsabile. Simone, aiutami! Neanche una chiamata oggi? Si chiama Simone, ha 31 anni e la natura è il suo elemento. Ma anche la città. Da piccolo voleva un cucciolo. Adesso ne ha uno al giorno. Non vi fate ingannare dalla giovane età. Simone da anni si occupa di insegnare, allenare e affinare il comportamento di cani di tutte le razze. Simone non si separa mai dai suoi due fidi compagni. Gli unici due cani che finora non è riuscito ad addestrare. Dai, dai! Beh, grazie, Tuono e Clotilde. Sono Simone, il vostro dog trainer. Mi chiamo Gabriele, ho 11 anni e vivo in casa con mia madre, mio padre e mio fratellino che ha quasi 4 mesi. Il mio sogno sarebbe avere un cane. E l'ostacolo sono i miei genitori. Solo che più che il papà è la mamma, perché è un po' più decoccia. Non voglio un cane perché abbiamo avuto un altro cane che si chiamava Whisky. È morto che aveva 18 anni e il dolore è stato immenso. Penso che per mia moglie sia ancora presto far venire un altro cane in casa. Quest'anno Natale è stato il primo anno senza Whisky. Papà dice che prendendo un altro cane mia mamma si può anche un po', come dire, separare da questo, diciamo, incubo. Quando è morto Whisky, Gabriele da subito voleva un altro cane. Gli ho detto: Gabi, se vuoi andiamo al canile, visto che là ci sono tanti cagnolini abbandonati o comunque insomma che hanno bisogno di affetto, di fare due passi. Andiamo, li portiamo fuori tutta la domenica, ci prendiamo questo impegno, sono contenti loro e ci riempiamo il cuore noi. Dei cani che ho visto al canile ce n'erano molti che mi piacevano e me li sarei portati quasi tutti a casa. Ah. Mi prendi un cane? Non ci penso neanche. Perché? Perché hai troppi impegni, Gabriele, tra la scuola, il basket e tutti i tuoi amici. Sei sempre in giro. Il cane chi lo cura quando tu non ci sei? La nonna. La nonna? Non penso proprio, Gabriele, la nonna. Se Gabriele avesse di bisogno, lo aiuterai molto volentieri. Mia nonna Giulia è dalla mia parte. Gabriele ha un amichetto con un cane e giocano molto, appena a tempo, giocano molto. Come sei fortunata ad avere un cane, Lori? Sì, non credere che sia così facile. Hai idea di quanto tempo ho messo per convincere i miei? Anch'io non riesco a convincere i miei. Mia mamma è dura come un melone. Continua a provare, prima o poi ce la farai. Va bene, grazie. Sono fortunata ad avere un amico come Lorenzo, perché ci vediamo sempre. Quindi Gabriele, in più al suo desiderio, diciamo, di volere un cane, è anche stuzzicato da Lorenzo. Ciao Lori. Ciao, c'è Gabriele che andiamo a fare un giro col cane? Gabri! Arrivo! Tienilo fuori, Eccoci qua, ciao Jack! Jack è un pazzo perché continua a giocare, non smette mai di giocare, rompe un po' tutto. Non voglio un altro cane anche perché con la nascita di un altro bambino, cioè, farei fatica a gestire tutto. Anche perché è vero che Gabriele è responsabile, però comunque insomma ha sempre 11 anni. Gabri! Shh.
Piantala, che dorme Ricky. Sì. Allora me lo prendete o no il cane? Ancora, con questa storia del cane. Non vuoi proprio capirlo, che è una grossa responsabilità. Lo so. Lo so. Senti, e se poi il cane non va d'accordo col cane di Lorenzo? Mi può aiutare Simone. Va bene. E quando Simone non c'è? Mi dà le lezioni. Ho capito, ma quando Simone non c'è devi prenderti le tue responsabilità qui a casa. Sai che la mamma con Riccardo non ha molto tempo. Ok, lo so, mettetemi alla prova. E quando non ci sei, chi lo gestisce il cane? Può aiutarmi la nonna. Benissimo, allora a me va bene se va bene anche la mamma. Però ricordati che se le cose comunque si mettono male, allora a questo punto dovremmo darlo completamente alla nonna. Lo so. Poi non è più il tuo cane però, diventa il cane della nonna. Lo so. Sei convinto di prenderti questo grosso impegno? Sì. Ok, proviamo. Grazie. Simone, sono riuscito a convincere i miei genitori a prendermi un cucciolo. Mi aiuti, per favore? Vola da me! Gabriele, so che vuoi un cane. Sì. E so anche che hai qualcuno che ti sostiene. Sì. Prima ho bisogno di farti alcune domande. Andiamo. Gabriele, prova a descrivermi il cane che desideri. Scuro, taglia media e pelo lungo. A pelo lungo. E del carattere cosa mi dici? Giocherellone, bravo, ubbidiente. E hai già in mente cosa vuoi fare col tuo cane? Sì, portarlo a spasso con il mio vicino di casa e farlo giocare con l'altro cane. Devo dire che hai le idee chiare, eh? Sì. Penso di aver capito il cane che fa per te. Va bene. Gabriele ha le idee chiare, ma prima di andare a prendere il suo cane ho bisogno di spiegargli alcune cose. Gabriele, stiamo per andare in canile. Prima però voglio ricordarti una cosa fondamentale. I cani vanno scelti sempre in base al loro carattere e non per il loro aspetto fisico. Questo perché non tutti i cani si potrebbero adattare al nostro stile di vita. Tu mi hai detto di voler portare a spasso il tuo cane assieme a quello del tuo amico. Sì. E quindi la prima caratteristica che dovrà avere il tuo cane è quella di essere socievole con tutti gli altri cani. Ricordatelo. Gabriele, aspettami, vado a prendere il primo cane che ho scelto per te. Va bene. Gabriele, lei è Asia. Che bella. È una pitbull, ha 10 anni. Mm? Questi cani non vanno assolutamente d'accordo con gli altri cani, tutt'altro. Ma lei è un'eccezione, questo è il motivo per cui ho deciso di fartela vedere lo stesso. E in più è affettuosissima. È vero, Asia? Gabriele, aspettami qua che torno tra un attimo. Vabbè. Andiamo, Asia! Lui è Lupin, anche lui ha quasi un anno ed è un incrocio di cane corso. Molto affettuoso e anche lui molto giocherellone. E si vede. Vado a prendere il prossimo cane che ho scelto. Va bene. Allora, lei è Franci, è una giovane lupetta di circa un anno, è un po' timidina, ma credimi è veramente affettuosa e simpatica. È vero, Franci. Gabriele, ti lascio del tempo per pensare. Va bene. Ci vediamo tra un po'. Franci, vieni. Penso che i cani più adatti per Gabriele siano Franci ed Asia. Entrambe sono coccolone ed affettuose. Vedremo quale sceglierà. Allora, Gabriele, ti sono piaciuti i cani che ti ho portato? Sì. Sì? Chi hai scelto? Franci. Come mai? Mi è piaciuta, giocarellona. Ok, stai per compiere una scelta importante, eh? Lo so. Mi fido di te. Chiamiamola, Franci! Bravissima! Ok. Ok, andiamo? Franci, andiamo! Dai, dai, dai!
Sto per consegnare a Gabriele il guardaroba di Franci. Allora, per prima cosa, un bel cuscinone per fare una bella cuccia per Franci. Mm. Ok? Asciugamano. Sì. Bastoncini da lasciare quando è a casa da sola. Sì. Due ciotole. Una spazzola. Sì. Sacchettini per raccogliere, sì, i bisogni. Li devi portare ogni volta che esci con Franci. Portarli e usarli, naturalmente. Ok. Un gioco. E infine, pettorina e guinzaglio per portarla a spasso. Abbiamo tutto. Okay. Possiamo andare. Ciao. Ciao. Ciao Gabri. Piacere. Piacere, Serena. Simone. Ciao Gianni. Ciao Simone. E questa? Franci. Ma è una cucciola? Io pensavo mi portassi a casa una cucciola. No, abbiamo preferito un cane adulto perché sappiamo che hai già un cucciolo a cui badare. E con lei il lavoro che ti spiegherò verrà sicuramente più facile. E poi mi fido di Gabriele. Franci mi piace molto. Certo, è molto differente dal mio cane precedente, Whisky. Cioè io vedere questa cosa tutta nera in casa per me è... Cioè, mi devo un attimo abituare, perché Whisky era biondo e di conseguenza devo un attimo realizzare questa cosa, però sicuramente ci darà tanto amore. Adesso comincia il lavoro vero e proprio con Franci e Gabriele. Cosa è successo? Stavo mangiando il pollo nel piatto. E tu dove eri? Stavo chiedendo una cosa a mia nonna. Ma lei è un predatore, Gabriele. È normale che si procuri del cibo se glielo lascio a disposizione. La cosa migliore che puoi fare è non lasciare del cibo a disposizione e soprattutto vigilare ogni volta che lasci qualcosa sul tavolo. Il cane imparerà che questa è una zona che è riservata a voi e al vostro cibo. Va bene? Mi raccomando, non serve a nulla inseguirla e spaventarla dopo che lei ti ha già fregato il pollo. Ormai la cosa è fatta. Va bene? Dobbiamo noi fare molta attenzione. Esattamente. Va bene? Non mi aspettavo che fosse così birichina. Adesso portiamo Franci e Jack al parco. Possiamo Aspetta, farlo? Aspetta. I cani vanno fatti conoscere in uno spazio neutrale. Quindi prima arriviamo al parco. Ti spiego come fare e poi li libereremo. Quindi lui ci segue a distanza. Adesso ti faccio entrare. Quello che voglio che facciate adesso è che Gabriele si mette sul lato sinistro, Lorenzo sul lato destro. Prendete un po' di bocconcini a testa. Sì. Tieni. E cominciate a passeggiare dentro. E gli date un bocconcino ogni volta che il cane o annusa per terra o guarda l'altro cane rimanendo fermo. Comincia a premiarla, molto bene. Anche tu Lorenzo premialo, che è molto rilassato, sta annusando. Gabriele, non rimanere mai fermo. Se il cane si ferma e tu ti fermi con lei, chi sta portando a spasso chi? Adesso fate sedere i cani, appena lo fanno gli dite bravo e li liberate. Non seguite i cani, rimanete lontani voi due. Pronti? Giù. Dile seduta. Seduta. Giù. Gabri, prova a darti una mano. Vedi che io non la tolgo mai la mano? Ok, liberalo Lorenzo. I cani sono liberi di fare quello che vogliono. We'll be right back.
Adesso i cani stanno giocando, quindi abbiamo stabilito che tra di loro non c'erano intenzioni negative. Però questo gioco non è un gioco che va fatto per troppo tempo, ok? I cani potrebbero eccitarsi, quindi quello che all'inizio è un morso di gioco poi potrebbe diventare un morso più profondo. Quindi diventa pericoloso. Sì, non tanto pericoloso, ma potrebbe essere semplicemente fuori controllo. Potrebbero cominciare a correre in maniera forsennata e non rendersi conto che ci siamo noi dentro e quindi travolgerci. Quindi la cosa che dovete fare è innanzitutto continuare a muovervi in modo tale che loro vi debbano tenere d'occhio. Due, ogni tot li chiamate, quando arrivano li premiate, li tenete un po' con voi, li fate rilassare e poi li rimandate a giocare. Va bene. Ok? Provate. Franci? Franci? Non importa che non sia il vostro cane, il risultato va bene lo stesso perché abbiamo interrotto la fase di gioco. Dovete interrompere il gioco prima che i cani perdano il controllo. Ok, noi cominciamo a andare così manteniamo un po' di distanza da Lorenzo. Ho fatto fatica a farla sedere, a farla ubbidire. Gabriele è abbastanza testardo, non cede facilmente, per cui imparerà sicuramente da Simone. Continuo il lavoro con Gabriele in casa. No, è andata dai vicini! Andiamo a recuperarlo. Ma è questo? Se la prendi non le fai assolutamente nulla. Lei non sta facendo niente di sbagliato, sta solamente esplorando un territorio nuovo. Sei tu che devi evitare che si verifichi un episodio di questo tipo. Il cane non deve uscire dalla vostra proprietà, ma la responsabilità è vostra, non del cane. Ok? Andiamo a prenderla. Anzi, è fondamentale non sgridarla adesso, perché sennò la prossima volta se ti risuccede lei non si fa neanche prendere. Ok? Invece adesso vediamo un premio e la convinciamo a tornare con noi. Franci, vieni. Bravissima! Andiamo. Ok, ti sei divertita, eh? Però era meglio non farlo. Prego. Non me l'aspettavo che andasse di là, così tutta sola. Secondo me lui si aspettava di portare a casa il cane, di giocarci, portarlo fuori a farsi la passeggiata. Non di trovarsi andare a recuperare il cane dal vicino, piuttosto che rubare il pollo dal tavolo. Ci sarà molto lavoro da fare con lei. Guarda i pisciolini, non guarda i pisciolini. Mangiano tutti i fiori! Che barboni, no! 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 Franci! No, no Franci! Ragazzi, ma cosa state combinando? Stavano giocando e sono andate a distruggere tutti i fiori. Andiamo via! Ieri cosa vi ho spiegato? Che questi giochi vanno fatti con dei tempi ridotti e dando delle pause ben precise, in modo tale che i cani si rilassino. Siete in uno spazio piccolissimo dove ci sono i fiori della nonna, che ha tutto il diritto di arrabbiarsi. La responsabilità è vostra. Sicuramente non era preparato Gabriele ad affrontare subito dei problemi così grossi. I cani sono animali territoriali, quindi è fondamentale farli conoscere in uno spazio neutrale e adottare alcune strategie. Franci! Okay.
Ma perché Franci è spaventata? Ma magari perché è spaventata dal rumore che stiamo facendo col pallone, però siccome tu giochi a basket e siccome non stiamo facendo nulla di realmente spaventoso e pericoloso, lasciale il tempo di abituarsi, va benissimo che stai lì a guardarci mentre giochiamo. Se vuoi ogni tanto vai e le dai un bocconcino, ma non ti preoccupare, vedrai che col tempo si abitua. Ok? Sono molto contento di avere questo cane. Franci è bella, giocherellona e brava. Guarda che mamma ti dà la pappa adesso. Franci con Riccardo è stranissima, un po' spaesata. Si è trovata comunque in un ambiente nuovo e questo bambino che urla dalla mattina alla sera e secondo me è anche un attimo spaventata, cioè non capisce bene la situazione. Tieni, sì, la pappa, che buona. Ciao Franci. Ah, lui è Riccardino? È tuo fratellino? La portiamo di là, Franci? No, perché? Adesso che la tua mamma è impegnata, è importante tenerla qua, in modo tale che lei viva questa cosa come una cosa naturale. La fai partecipare. Se invece ogni volta la portiamo di là, rischi che lei pensa che Riccardo le rubi delle attenzioni. Poi sei qua tranquilla, se vuoi la premiamo anche. Franci, vieni. Così si abitua a stare tranquilla quando c'è tua mamma impegnata. E anche il fatto che il bambino pianga, che è una cosa che magari il cane potrebbe non capire, alla lunga viene vista come una cosa normale. O addirittura positiva. Quindi ogni volta che tua mamma è impegnata, o tu cominci a interagire con Franci, oppure rimani qua con lei e la premi, la accarezzi, la tranquillizzi. Un neonato può essere fonte di gelosia per il vostro cane, quindi dovrete impegnarvi affinché ciò non accada. Gabriele fino adesso è molto entusiasta. Secondo me mia madre è abbastanza contenta, anche se gli manca un po' whisky. Con l'altro cane abbiamo imparato ad amare gli animali e quindi sicuramente anche Franci riuscirà a darci parecchio affetto. Ci vorrà sicuramente del tempo. Penso di farcela, diventare un bravo padroncino. Con l'arrivo di Franci siamo tutti un po' più felici. Franci ha una nuova famiglia, Gabriele una nuova amica, missione compiuta. Gabriele, sei soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto? Molto. Sì? Sì. Ricordatelo, orecchie dritte. Crocchette in tasca. Sempre. You know, parents are the same, no matter time, no place. They don't understand that us kids are going to make some mistakes. So to you other kids all across the land, there's no need to argue, parents just don't understand.